but it's certainly about laughter being abused as a weapon. Oh, it's a fantastic place to be. It's one of the biggest arts festivals in the world. And because we're based here in Scotland, the whole team are based here in Scotland, it's especially fantastic to represent Scottish theatre with a fantastic show. Was this idea of performing here in Edinburgh with a work which originated from your studies, I think, right? Yes, yeah, this work I did it 3 years ago when I finished my choreography studies in Amsterdam. So it was my graduation piece. So it's a 3-year-old piece, but I'm still touring it quite sometimes, not a lot anymore, but and now doing it here 11 times is it's a little bit tough. It's nice. It's a nice piece to do. It demands a lot of concentration and a lot of physical and mental state, but it's very fun to do because it's always different, because every time I record somebody different, so it's kind of nice. You interact a lot with the public, you interact a lot with the video, you interact a lot with yourself. Yes. do you find yourself different from time to time, or you're always the same? two things, like, I interact a lot with many things, with video, with audience, because I feel choreography is a bit like the dance between all the theatrical elements as possible, like lights, video, sound, and the body. So I like this interaction between all of them, and of course this interaction makes you change all the time, because it's not just about me, it's about me and the other is the video, the audience or the lights or whatever, and all of these factors are always changing, so the result of the interaction is always different. We regret to inform you, however, that we won't be able to put on the show tonight. Buonasera! Buonasera, molto persone, molto bello. Gente, sì. Il vostro spettacolo gira quando c'è gente. Madonna mia. Quello siamo abituati a fare con tantissima gente per ora, quindi il giorno l'abbiamo fatto per 6, era... Però è una bella, cioè è bello confrontarsi Mamma comunque mia. Con la fatica di conquistarsi il pubblico, sì. Che dici? Madonna mia, bellissimo. Però oggi non stancante con la sensazione della pagata. Massacrante, ma perché massacrante? Raccontala un po', cioè uno che fa? Si sveglia la mattina, Si sveglia la mattina e c'è già il pensiero di raccattare un po' di spettatori per lo spettacolo, c'è talmente tanta roba che ti devi distinguere in qualche modo per portare la gente a teatro. E quindi volantinaggio, e quindi... tutte le strategie possibili e immaginabili. Volantinaggio, mini performance, fermi le persone, devi intortarlo in tutti i modi, devi essere tornato a 15 anni fa quando è iniziato. What is your name? My name's Carrie. Carrie. This is my face, never knowingly attractive.
Alright, great. So send me there. Where are you from? I'm from Lewisham in South East London. It's a beautiful place. It's not a beautiful place. Never go there. Come to London, but never go to Lewisham. You may not escape. L'esperienza che ci voleva, secondo me, per le compagnie, per l'associazione, per tutti, era una cosa molto particolare, diversissima dal modo di fare teatro in Italia, molto interessante. Spettacoli meravigliosi, spettacoli pessimi, e noi in mezzo a 2600 spettacoli a doverci recuperare con le unghie il singolo spettatore, quindi interessante. Dal punto di vista economico è un salasso, un'opportunità, è comunque un investimento che vale la pena fare. Lo vediamo alla fine del festival, secondo me è un investimento che vale la pena fare in generale. Detto questo, è costoso, è assolutamente costoso, quindi bisogna cercare di limitare i danni il più possibile arrivando con un minimo di sponsorizzazione e di copertura di tutta una serie di servizi di base. Una compagnia che arriva da sola in una Venus fa un bagno di sangue. Contenta? Yes.